Sono Bea, e ecco il mio compagno Claudio. E quando ho saputo che avevo la malattia di Alzheimer, abbiamo preso un appuntamento con un counselor che è venuto a casa e che ha proposto di andare dai gruppi per incontrare altre persone che hanno la malattia, la stessa malattia. In questi gruppi sono molto stimolanti per queste persone perché propongono diverse attività che possono essere sportive, ma anche di attività cognitiva, giochi o visite, escursioni anche, e permettono loro di restare molto attivi mentalmente e di quindi rallentare notevolmente il decorso della malattia. La funzione del counselor poi permette anche di incontrare altre persone, specialmente familiari che aiutano giornalmente, e di conoscere poi anche la malattia, di avere più dimestichezza con quello che è il decorso e sono i bisogni di ogni giorno delle persone coinvolte. Sì, perché con la malattia si vede che siamo più sensibili e siamo veramente vicino alle emozioni. Sì, allora la figura del counselor permette di anche comunicare i propri sentimenti, le domande che si hanno giornalmente rispetto a situazioni che possono avvenire. In più è anche la possibilità di incontrarsi tra persone e discutere anche con altri familiari il vissuto e come si svolge, come si può aiutare poi le persone ad andare avanti. Il counselor è proprio un po' il fulcro su cui ruotano da una parte le persone coinvolte, ma anche i familiari che trovano questo persona che li ascolta, che può aiutarli a trovare delle soluzioni e aiutare poi tutti a avanzare nella buona direzione. Io consiglio il counselor perché lui conosce esattamente quello che sentiamo. La gente crede che siamo pazzi e non ci guarda più. E ci mettono da parte. E con il counselor siamo delle persone intelligenti, emotivi, con tante cose da comunicare e condividere.